Ciao! Oggi realizziamo un dolce facile da fare e anche con pochi passaggi. Protagonista il tofu, quindi creiamo questa coppetta dessert con crema e un pochino di marmellata e mousse di tofu al cioccolato. Ma posso sentire questa crema qui? Dopo. Allora, dopo. Vai avanti con la ricetta, facciamo presto. No, dopo. È invitante, vedo che è invitante. Per realizzare due ciotoline da dessert abbiamo bisogno di circa 100 g di tofu naturale, 25 g di cacao amaro in polvere, 25 g di zucchero di canna e un 50 g di latte di soia. In un mixer mettiamo tutti questi ingredienti a frullare. Otteniamo una consistenza più che spumosa. Se abbiamo bisogno di più cremosità possiamo aggiungere un altro pochino di latte di soia. Se invece abbiamo ottenuto un composto un po' troppo, diciamo, liquido, possiamo aggiungere del tofu oppure un po' di cacao amaro in polvere. Una volta creata questa emulsione la trasferiamo in una sac à poche con una punta a stella. Ho preparato il bicchierino con alla base un po' di marmellata di prugne. Ho già realizzato la crema al limone e sopra, piano piano, metto questo ciuffo di mousse al cioccolato. Ultima guarnizione, del riso soffiato sopra. Non devo aspettare per forza che sia le 5 del pomeriggio sì. Per la merenda, non posso. No. Allora, ti aspetto al solito tavolo mio per la merendina. Per quello che riguarda questo dessert è molto interessante anche perché non abbiamo assolutamente glutine, quindi un dessert tutto naturale. Se vi è piaciuta questa proposta ci potete lasciare un commento e il vostro like oppure iscrivervi al canale Arcobaleno in Cucina. Infatti è proprio mousse. Esatto. Quindi è un bel dolce anche per chiudere in bellezza un pranzo, un momento di festa. È un dolce anche per non accendere il forno, parliamoci chiaro. Anche il discorso di ecosostenibilità, sì, ma anche nella nostra cucina naturale ci sta. Ti piace, Presidente? È un dolce leggero e comunque non è come il mio ragù, però. No, vabbè, ma questo è ragù, è una cosa, il dolce è un'altra. Prossimo.